Ok, allora andiamo, iniziamo. Che dici, Stefano? Pronti. Allora, ben trovati a tutti. Vi parlo da un po' di distanza dall'Italia, ma insomma mi fa sempre piacere esserci, soprattutto se devo moderare il nostro collega Stefano Santucci, che con queste relazioni sempre originali, che vanno a ricoprire un ambito che vi assicuro, io nasco infermiere, quindi riesce sempre a suscitare l'interesse anche a livello multiprofessionale. Questo è un aspetto che, come gruppo di studio di assistenza infermieristica e tecnica della Società Italiana di Cardiologia, puntiamo a sottolineare costantemente. Lo faremo anche nei prossimi impegni. In primis quello del congresso nazionale di dicembre, dove avremo una data a noi dedicata ad infermieri, tecnici di radiologia medica, tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare. Avremo una giornata interamente dedicata a noi su Roma. L'accesso sarà gratuito per noi infermieri e tecnici, insomma. Avremo modo di confrontarci su alcune tematiche particolarmente anche innovative, specialmente e ovviamente nell'ambito cardiologico. E quest'oggi vi presento anche il mio collega moderatore, che è Leonardo Canulli, dall'Università di Modena e Reggio Emilia. Lui è, diciamo così, responsabile per quanto riguarda il corso di laurea per i tecnici sanitari di radiologia medica, e quindi di conseguenza abbiamo la possibilità di avere uno sparring partner nella moderazione a favore di Stefano, insomma, per questo argomento così particolare. Parleremo quindi di principi di ottica geometrica, angoli e proiezioni per lo studio delle coronarie. E Leonardo, ti lascio la parola per una tua introduzione e poi facciamo partire Stefano. Brevissimamente, solo per salutare tutti e ringraziare dell'invito che mi fa davvero piacere, e per condividere con voi il fatto che ho conosciuto Stefano come docente in primis, e per sottolineare il fatto che è stato uno dei pochi e primi a farmi capire un po' la differenza tra un tecnico di radiologia, diciamo, normale e un tecnico di radiologia eccellente. Con lui ho conosciuto un atteggiamento sul lavoro e che si pone l'eccellenza. Quello di stasera, secondo me, è un buon succo di quello che lui proponeva a lezione, cioè ci farà vedere come lavorare con una grande consapevolezza. E questo ci mette sempre al riparo da qualsiasi cosa, sia riguardo la sicurezza del paziente, sia qualsiasi altro aspetto della qualità dell'indagine radiologica, che poi è chiaramente il fine di ogni tecnico di radiologia, assicurare la qualità dell'immagine e del paziente. Quindi ringrazio Stefano e lascio la parola a lui senza perdere troppo tempo. Va bene, grazie della presentazione, buonasera a tutti. E io mi associo ai ringraziamenti, ringrazio te Leonardo perché qualche tempo fa mi ha invitato a collaborare per la stesura di un capitolo di un libro che spero uscirà a breve e sarà, e spero anche che sarà molto apprezzato. Grazie ancora per avermi invitato. Allora, questa sera parliamo dell'aspetto principi di ottica geometrica, angoli e proiezioni per lo studio delle coronarie. L'obiettivo è quello di far comprendere, sicuramente più ai non addetti ai lavori che agli addetti ai lavori che sicuramente si intendono della materia, e come e perché si ottengono queste immagini radiologiche con uno strumento che è un arco a C che non sta mai fermo praticamente, è un sistema di acquisizione digitale che non rispetta i canoni tipici della radiografia, radiologia tradizionale, ma ruota sempre intorno al paziente. Quindi ogni volta che si cambia angolo, quindi punto di vista, la rappresentazione radiografica delle coronarie è verosimilmente completamente diversa. Quindi, che cos'è la coronarografia? È una rappresentazione bidimensionale delle attenuazioni delle radiazioni ionizzanti. Questa attenuazione si ottiene mediante iniezione diretta di mezzo di contrasto,
così definito, in quanto capace di creare una differenza di attenuazione, quindi rallenta, frena le radiazioni ionizzanti, tra sé e gli tessuti circostanti. Questa differenza consente di ottenere immagini di tipo contrastografico. Quindi i raggi X che colpiscono il mezzo di contrasto che si trova all'interno del vaso arrivano attenuati sul detettore rispetto alla zona circostante dove non c'è il mezzo di contrasto. I raggi X attenuati danno luogo alla immagine appunto radiologica. È importante ottimizzare lo studio degli angoli, quindi nell'effettuare la coronarografia è importante scegliere le giuste proiezioni fin dall'inizio. Questo perché è importante? Perché c'è un notevole risparmio di dose radiante, risparmio di tempo e ovviamente risparmio di mezzo di contrasto, tenendo presente che per ogni proiezione in più si pratica una iniezione in più di mezzo di contrasto. La sensibilità dei sistemi di radiologia per l'acquisizione delle coronarie è una sensibilità estremamente elevata, quindi potremmo dire che la coronarografia è una metodica sia quantitativa sia qualitativa. Che vuol dire quantitativa? Quantitativa perché ci dà la misura della quantità della stenosi che c'è su questa coronaria destra. Qualitativa perché ci consente di visualizzare la qualità del vaso. Infatti qui si vede una lieve attenuazione, anzi una minore, scusate, attenuazione dei raggi X. Questo è dovuto dal fatto che nella proiezione in questa direzione c'è una riduzione del calibro. Quindi questo consente di valutare già preliminarmente, prima della proiezione successiva, che è questa a destra, che in questo tratto c'è un assottigliamento del lume. Quindi è anche una metodica qualitativa, cioè ci consente di valutare la qualità del vaso che stiamo studiando. Quindi, come ben sappiamo, la coronaria, come tutte le arterie, sono strutture, è una struttura cilindrica e può subire variazioni, deformazioni dovute ad alterazioni ateromatiche su qualsiasi punto della sua circonferenza. La coronarografia consente di valutare i profili delle arterie e su eventuali variazioni. Per questo motivo è necessario acquisire più punti di vista, proiezioni, per ottenere il maggior numero di informazioni possibili, senza però esporre a dosi di radiazione eccessive il paziente ed il personale di sala, oltre che ridurre lo stretto necessario, come già detto in precedenza, l'iniezione di mezzo di contrasto. L'ottimizzazione dello studio radiologico prevede un numero minimo di proiezioni per lo studio di entrambe le coronarie, mediamente 3 per lo studio della coronaria destra, 4 per lo studio della coronaria sinistra. Ovviamente si tratta di valori approssimativi, poiché il numero effettivo delle proiezioni dipende dalla disposizione delle coronarie e da altri fattori come la tortuosità delle arterie stesse. Perché c'è tutto questo, come dire, movimento intorno al paziente di questo angiografo? Perché la ricerca della proiezione ottimale segue un principio di base. Si cerca di disporre il detettore, cioè la parte sensibile dell'angiografo, in modo più parallelo possibile al tratto di arteria che si intende rappresentare. Le coronarie possono essere paragonate, semplificando per la loro forma, a dei segmenti a forma di C. Appare chiaro che per rappresentare al meglio una simile struttura, gli angoli di vista debbano essere impostati ad hoc. Prendendo ad esempio la coronaria discendente anteriore, per visualizzare al meglio il tratto prossimale, l'angolo sarà diverso da quello utile per rappresentare il suo tratto intermedio o distale, proprio perché l'andamento non è rettilineo, quindi la coronaria non si pone mai tutta nella sua estensione in modo parallelo al detettore. Inoltre, la disposizione spaziale a corona intorno al cuore, da cui coronarie, fa sì che alcuni tratti delle coronarie si trovino più vicini al tubo radiogeno, ma più lontano dal piano sensibile. Per questo motivo, secondo i principi dell'ottica geometrica, la ricerca della proiezione ottimale segue un principio di base.
Disporre il detettore in modo più parallelo possibile al tratto di arteria che si intende rappresentare, come già detto. Questa è una sezione di un cuore, i tratti che vedete bianchi sono le arterie, questi sono dei settali che vengono dalla discendente anteriore, questi sono dei diagonali, circonflesse, marginali, eccetera, e queste invece sono settali che vengono dalla coronaria destra. Quindi, come si può vedere da questa immagine, la distanza tra le coronarie epicardiche in sede anteriore rispetto a quelle posteriori può differire anche di 15 cm e dipende ovviamente dalle dimensioni del cuore. Nel caso di cuori dilatati, questa distanza può anche aumentare. E questo per mostrarvi che ovviamente secondo l'ottica geometrica, se i raggi X passano da sotto, queste due strutture verranno rappresentate innanzitutto con ingrandimenti diversi e poi, a seconda delle angolazioni, con in posizioni completamente diverse. Con questo schemino cerco di semplificare il discorso e vi faccio vedere. Questo è un fantoccetto, la coronaria, il puntino rosso è la circonflessa, che è posteriore, quindi più vicina alla colonna dorsale, e la discendente anteriore, che è più anteriore, quindi molto più vicino al detettore. Angolando di 30 gradi a sinistra, quello che si ottiene, come vedete, è la traslazione della coronaria della circonflessa molto più veloce, compie uno spazio maggiore rispetto alla discendente, che si trova più vicina al detettore. Questo fa sì che l'immagine che ne deriva pone la circonflessa alla nostra destra del monitor e la discendente al centro o a sinistra, a seconda di quanto è spinto l'angolo. Cambiando angolo, quindi andando dall'altro lato a 30 gradi a destra, la posizione delle coronarie è sempre quella, come vedete, scusate, la posizione delle coronarie è sempre la stessa, la disposizione in una ipotetica proiezione postero-anteriore cambia e, come vedete, la traslazione della coronaria circonflessa è sempre maggiore rispetto alla discendente, che si pone sempre più vicina al detettore. E come si può vedere nella immagine di sinistra, la circonflessa, l'arteria circonflessa, ce la troviamo completamente a destra rispetto alla discendente che si troverà a sinistra dello schermo rispetto alla discendente che si troverà alla nostra destra. Sembrano per un neofita due cuori completamente diversi, in realtà appunto è lo stesso cuore, però sempre per i principi della ottica geometrica, oggetti più vicini al detettore o più lontani dal detettore hanno una traslazione maggiore durante i vari movimenti degli angoli. E stesso discorso, come dicevamo prima, vale per la coronaria destra o per tratti molto curvilinei o a C molto acuta della discendente. E essendo la rappresentazione dell'iconografia una rappresentazione bidimensionale, se ho una coronaria molto acuta, come può capitare per la circonflessa e per la coronaria destra, per visualizzare i singoli elementi o perlomeno i singoli tratti al meglio in maniera parallela, per poterne valutare con correttezza le dimensioni, necessariamente per studiare la stessa arteria dovrò utilizzare due angoli completamente diversi. E questo è un esempio pratico. La discendente anteriore ha una stenosi all'origine, direi suboclusiva, ma con un angolo di 50 gradi a sinistra, come abbiamo visto all'inizio, la circonflessa si proietta alla destra del nostro schermo, la discendente al centro con i suoi settali che si vedono bene, ma pur vedendosi molto bene la stenosi,
è impossibile fare una valutazione sia sul diametro che sulla lunghezza della stenosi. Cambiando angolo, come vedete, il tratto prossimale della discendente viene ben rappresentato in tutta la sua lunghezza. In questo caso lo specialista è in grado di fare con questa proiezione valutazioni sulle dimensioni sia del riguardo al diametro che alla lunghezza della stenosi. Quindi ci sono alcuni suggerimenti standard, ovviamente poi in ogni specialista, ogni collega che si occupa delle proiezioni sa quanto spingere più o meno questi angoli che vedete qui rappresentati. Per esempio, con una RAU destra la rappresentazione migliore è sul tronco prossimale e IVA prossimale, che è quella che abbiamo visto qui, questa qui, una destra 30 gradi. Questa è sinistra craniale, come vedete la rappresentazione, diciamo, ottimale, poi è sempre molto variabile e come ho detto prima dipende dall'anatomia del paziente. Con questi angoli si vedono bene il tratto medio distale dell'IVA e la CX, tratto prossimale medio. Cambiando angolo di nuovo, con una destra 20 gradi, caudale 20 gradi, vediamo bene l'IVA tratto prossimale e CX tratto distale. Poi arriviamo all'ultima proiezione che è la ragno, dove si vede bene l'origine del tronco comune, l'origine dell'IVA e l'origine della circonflessa. Per la destra è lo stesso discorso. Ogni angolo consente di vedere bene tratti diversi della coronaria. In questo caso, con questo angolo, con 60 gradi a sinistra, si vede bene l'ostio, il tratto prossimale, intermedio, distale, ma come vedete la discendente posteriore, che ci viene incontro di fatto, non è ben rappresentata in tutta la sua lunghezza. Il posto del laterale invece è sufficientemente visualizzato. Cambiando angolo e cranializzando di 20 gradi si vede molto bene il tratto prossimale, medio e distale, praticamente tutto. E anche il posterolaterale è ben rappresentato. Cambiando di nuovo una RAU 30 gradi a destra, tenendo presente che qui c'è l'atrio, perché l'arteria destra, la coronaria destra scorre nel solco atrioventricolare destro. In questo caso si vede molto bene il tratto intermedio e soprattutto il profilo atriale e il profilo ventricolare. Arriviamo alle proiezioni. Con le proiezioni che si intende? Si intende la posizione dell'arco. Quindi quando si dice 30 gradi right a destra o in inglese right appunto, vuol dire che il detettore è inclinato di 30 gradi, in questo caso verso destra. E questo, come abbiamo visto, è il risultato. Si vede molto bene il tratto prossimale medio della discendente, in questo caso anche il tratto distale, e si vedono bene i tratti proprio distali della circonflessa. Non sono ben rappresentati, o perlomeno non in tutta la sua interezza, i tratti prossimali della circonflessa. Questo è il risultato angiografico. Andiamo avanti. Oltre all'angolo 30 a destra si aggiunge una caudalità, quindi vedete l'arco assume due angoli diversi. Ed ecco qui che si continua a ben vedere il tratto prossimale medio della discendente e si intravede un po' meglio il tratto prossimale della circonflessa. Questo è il risultato angiografico. Quindi l'angolo cambia ancora, sempre 10 gradi a destra, però stavolta anziché craniale, anziché caudale, scusate, quindi con l'arco, con il detettore in questa posizione, il detettore si sposta cranialmente, tenendo presente che rispetto alla radiologia tradizionale, per craniale in angiografia si intende la posizione del detettore, mentre in radiologia tradizionale craniale si intende la posizione del tubo.
Come già abbiamo avuto modo di parlare in precedenza, la posizione del tubo messa al di sotto del paziente fa ottenere dei livelli di radioprotezione più elevati rispetto a che stesse, diciamo, se fosse posizionato sopra in alto. Quindi con questa proiezione si vede bene il tratto prossimale e distale della discendente e anche in parte il tratto, come ho detto prima, prossimale, medio e distale. Questo è il risultato angiografico, che ovviamente la valutazione deve essere sempre fatta in movimento. Le immagini statiche che io metto, come in questo caso, servono soltanto a capire l'anatomia, generale. Poi aggiungiamo dei gradi a sinistra, 45, ma possono essere un poco di più o poco di meno, dipende anche dalle dimensioni del paziente, perché ovviamente il detettore può stare a contatto con il paziente, ma insomma non è detto che sempre sia possibile, perché a volte il paziente si spaventa. Quindi andiamo a sinistra con 45 gradi e aggiungiamo una cranialità. Vedete che angoli spinti che si ottengono con un angiografo di questo tipo. In questo caso la corona da destra, vedete come abbiamo visto prima, per quello che riguarda gli effetti dell'ottica geometrica, ponendosi più vicina al tubo, in questo caso la circonflessa la troviamo nella posizione destra, porzione destra del nostro schermo, e la discendente invece ce la troviamo al centro o a sinistra, a seconda di quanto è spinto l'angolo 45 sinistra. Questa è la rappresentazione angiografica. Questa è una proiezione molto spinta, sinistra 60, senza cranialità. Questi 60 possono diventare anche 90, quindi avere l'arco, l'angiografo, in posizione orizzontale. Questa è molto utile per visualizzare il profilo anteriore e la parte sul versante cardiaco, del muscolo cardiaco della discendente, oltre che il tronco. Questo che vedete è lo sterno, ed è utile questa proiezione soprattutto nel caso in cui si debba visualizzare la sutura di un'eventuale mammaria su IVA, perché la sutura avverrebbe proprio su questo profilo, sul versante anteriore della coronaria. Questa è un'altra proiezione famosa ai più con il nome di ragno, perché come vedete sembra un ragno che ci viene incontro, e si ottiene con un angolo sinistro di 35, 25, tra i 25 e i 35 gradi, dipende sempre dalle dimensioni del paziente, perché se il paziente è panciuto, diciamo così, ovviamente il detettore non riesce a spingersi troppo con gli angoli, e questo discorso vale anche per il caudale. Questa proiezione è molto interessante perché fa vedere bene l'ostio del tronco e ovviamente anche gli osti della circonflessa e della discendente. Questo è il risultato angiografico molto interessante. Questa è la discendente, come vedete ci viene incontro perché qui c'è l'apice, in questo tratto c'è l'apice, e poi va addirittura a coprire la superficie inferiore. Qui un semplice esempio di come gli angoli, di una piccola variazione degli angoli, può influire molto sulla qualità e soprattutto sulla diciamo così, visualizzazione non senza sovrapposizioni delle coronarie. In questo caso abbiamo un angolo a sinistra di 35 gradi e caudale di 25, e questo è il risultato, con la discendente anteriore che è un pochino dà fastidio alla visualizzazione. Cambiando lievemente angolo, quindi spingendo gli angoli, la sinistra ci spingiamo fino a 60 o anche meno, come dicevo prima, dipende sempre dalla paziente, l'anatomia del paziente, aumento anche la caudalità, ed ecco qui che vedete che la discendente, che in questa proiezione si sovrappone agli osti, in questo modo viene invece perfettamente sproiettata. E
questi sono i risultati angiografici. Chiaramente la valutazione dei vasi è comunque ottimale anche con questa proiezione con delle sovrapposizioni, però effettivamente cambiando lievemente gli angoli, come si può vedere, la rappresentazione degli osti è sicuramente più agevole. Quindi questo è un piccolo riassunto, giusto per far vedere che nonostante sia lo stesso cuore, ha uno sguardo, come dire, veloce e da profano, e questo è molto importante per quando vengono, si avvicinano a noi gli studenti, sia infermieri, sia tecnici della perfusione, ma anche degli specializzandi, perché appunto il concetto dell'ottica geometrica e quindi dell'ingrandimento e dello spostamento di una coronaria verso la parte destra dello schermo, verso la parte sinistra dello schermo, non sempre appare chiaro fin dall'inizio. Coronaria destra. Coronaria destra, ovviamente gli angoli sono lievemente diversi e avendo una struttura meno complessa rispetto alla coronaria sinistra, risulta diciamo, l'utilità di avere un numero elevato di proiezioni non c'è. Quindi sostanzialmente ci si ferma intorno a 2, 3 e ovviamente se poi c'è una positività e quindi una placca ateromasica che determina una stenosi, allora in quel caso si cercherà di trovare la posizione migliore per valutare la stenosi. In questo caso l'arco è orientato di 60 gradi e in questo modo la coronaria, il tratto, l'emergenza, il tratto intermedio si troveranno esattamente paralleli al piano sensibile, mentre la parte distale che corre nella superficie inferiore del cuore insieme alla discendente posteriore che ci viene incontro saranno ben rappresentate, ma non la discendente posteriore, e il postero laterale invece viene ben rappresentato, tenendo presente che qui in mezzo abbiamo il setto e il ventricolo sinistro, il destro invece è abbracciato dalla coronaria destra. Questa è la rappresentazione. In movimento. Poi, cambiando sempre angolo, come io dico spesso, sembrano coronarie completamente diverse, nel senso che la discendente posteriore in questa proiezione sembra cortissima, in realtà se poi si cambia angolo, eccolo qui, diventa molto molto più lunga, molto più estesa. In questo caso l'angiografo viene orientato, viene cranialmente di 20 gradi, in questo modo, come vedete, si vede bene la superficie inferiore del cuore che viene ben sproiettata e questo è il risultato angiografico. Se ci sono domande, alzate la mano e poi risponderemo, non è un problema, va bene? Quindi, per completare il percorso diagnostico della coronaria destra, spostando l'arco di 30 gradi a destra, 25-30, questi valori sono estremamente indicativi, e invece vediamo tutta la superficie atriale, possiamo dire, il versante atriale della coronaria destra e il versante, il profilo che dà verso il ventricolo destro. E questa è la rappresentazione poi angiografica. E qui abbiamo il riassunto, e sempre con la volontà di confermare il fatto che sembrano cuori diversi, in realtà appartengono tutti allo stesso cuore. Io sono in dirittura d'arrivo, questa è una delle tante sovrapposizioni che mi diverto a fare per far vedere la perfusione del cuore nella sua completezza, e se lo trovate interessante poi il video lo potrete vedere, questa lo potete rivedere e scaricare anche, si troverà sul canale YouTube della Società Italiana di Cardiologia.
Questo è un altro punto di vista, è visto dalla proiezione ragno, quindi l'apice ce lo abbiamo qui che ci guarda, e questa è la discendente anteriore, vedete, la destra, discendente posteriori, posteri laterali e la circonflessa. Io mi fermo qui, avevamo pensato ad una cosa non particolarmente impegnativa, che non dovesse durare un'ora e un quarto come l'ultimo che abbiamo fatto, e quindi sono arrivato a conclusione. Grazie Stefano, guarda, non smetterò mai di ripetermi, riesci a coinvolgere, diciamo così, passami il termine, apparentemente anche professioni come quella infermieristica, dove su questo aspetto diventa quasi un approfondimento, lo si riesce a coinvolgere rendendo molte cose di non nostra competenza molto, molto chiare, insomma. Quindi è quasi una forma d'arte quella di cercare di aiutare la diagnosi, di cercare di aiutare anche il trattamento, insomma, cercare di aiutare la visione di chi poi dovrà effettuare diagnosi. Ricercando la miglior angolazione, la miglior proiezione, vabbè, sono rimasto molto, molto incuriosito. Grazie. Volevo rispondere a Nicolò che ci domanda se esiste un protocollo di scelta delle diverse prospettive di visualizzazione o dipende dai clinici. E, diciamo, come appunto avevo accennato prima, il protocollo esiste, nel senso che tecnicamente si sa già che a quell'angolo corrisponde una certa rappresentazione. Ovviamente, se viene effettuata una ripresa, un'acquisizione a quell'angolo che già noi conosciamo o che si ritiene debba essere utile, una volta vista l'utilità si può correggere l'angolo. Questo però ovviamente è solo e soltanto se c'è un intervento da fare, se c'è la necessità di dover migliorare la visualizzazione per fare un'angioplastica. Altrimenti, ovviamente, se il vaso è completamente pervio, gli angoli sono rigorosamente questi. E a volte ci sono anche degli specialisti o dei colleghi che usano delle proiezioni memorizzate, quindi l'angiografo va direttamente verso quegli angoli e a quegli angoli si fanno poi le acquisizioni. E quindi alla seconda domanda che mi dicevi, se vengono fatte tutte le proiezioni. Dipende anche questo dai centri in cui si opera. Alcuni centri su coronarie visibilmente negative, questo ovviamente si vede dalle prime proiezioni, le proiezioni sono molto ridotte di numero. In altri centri invece si completa lo studio. Insomma, diciamo che è molto variabile l'atteggiamento. E Grazie a te per la domanda. secondo te, Stefano, scusa, non ho visto se in Prego. chat sarebbe utile avere uno standard di proiezioni da rispettare ogni coronarografia che si fa, anche per un fatto anche di confronto e riproducibilità, oppure bisognerebbe più lasciare spazio adito al settore del clinico? Io poi sono domande che faccio da assoluto profano, però Certo. non Guarda, è che fatto pochissimo. come ti dicevo, per esempio, ecco, come puoi vedere da questa diapositiva, i gradi sono questi. Poi, come anche ho sottolineato, a volte dipende dal tipo di angiografo che hai. Se hai un angiografo con un detettore più piccolo, è più facile raggiungere proiezioni più spinte. Se hai un detettore un po' più grande, è meno agevole raggiungere delle proiezioni più spinte. Però, detto questo, sui numeri che vedi, questi numeri qui, tu se segui questi numeri, vai tranquillo che la diagnosi la fai su tutti i tratti di interesse. Poi, ripeto, non riesci a raggiungere come una LAO 60 craniale 20 perché il paziente è intubato, perché ha una mascherina per respirare oppure perché ha un torace molto grosso, e allora ovviamente questa LAO diventa 50 anziché 60 e la craniale anziché 20 diventa 15.
ma nella sostanza è comunque definibile la proiezione un alao craniale. Ok? Grazie mille, Grazie grazie a per te. il momento. Io, visto che l'uditorio ho capito essere vario, mi permetto di fare una piccola nota sulla radioprotezione, visto che appunto siamo in presenza di diverse figure. Avete anche visto che ci sono delle proiezioni che Stefano ha giustamente definito particolari, a volte vengono utilizzate, in cui il tubo e il detettore vengono sostanzialmente poste quasi sullo stesso livello, sul piano orizzontale. Ecco, quelle per tutto il personale di sala che sta dalla parte destra del paziente, no? Come l'accesso radiale destro impone, sono più volte quelle dal punto di vista radioprotezionistico più, passatemi il termine, pericolose, nel senso che sopraelevandosi, come vedete nell'immagine, l'emissione, la fonte di emissione dei raggi X che Stefano sta sottolineando, tutto il personale di sala da quella parte, diciamo che è leggermente più vulnerabile. È vero che ci sono le paratie quasi sempre ben poste, ma non sono sempre ben poste. E io invito tutti i presenti sempre ad osservare questo aspetto e a sottolinearlo, perché ci siamo noi tecnici della radiologia, è chiaro, ma chiunque veda delle difformità rispetto al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione, è bene che intervenga, perché poi in sala ci siamo tutti e ci rimettiamo tutti. Scusate la Certo. piccola nota. No, hai fatto bene, anzi così mi consenti di fare un richiamo. Noi fra 2 martedì, correggimi se sbaglio Lorenzo, faremo proprio un intervento, un webinar sulla radioprotezione. Ci sarà un fisico ovviamente che si occuperà di questo in maniera dettagliata, ovviamente specificando bene quello che tu, Leonardo, giustamente sottolineavi in questo caso. E come ben sappiamo, in una sala raggi, in questo tipo di esami si utilizzano sia raggi molli, che sono la scopia, sia raggi più energetici, che appunto si ottengono con la grafia. Accortezza ovviamente di chi si occupa dell'acquisizione è quella di tenere presente della posizione del personale di sala, infermieri, specializzandi o quant'altro, evitando di esporre, quindi di fare raggi, come diciamo noi, quando il personale di sala si trova troppo vicino al tubo. Comunque questo qui appunto ricordo ai presenti che fra 2 martedì ci sarà di nuovo un incontro che parlerà proprio di queste problematiche, sulla dosimetria, sul perché io ho 2 dosimetri, tu ce ne hai 3 e via dicendo, perché anche questo è diventato una sorta di derby. Quanti ce ne hai, quanti non ce ne hai, ma perché tu ce ne hai 2, io ce ne ho uno, eccetera, eccetera, no? Quindi parleremo anche di questo. Sì, confermo, manterremo l'orario, che questo qua serale, in modo tale, insomma, da essere in una fascia oraria comoda anche per chi smonta dai turni, piuttosto che chi sta seguendo percorsi di studio, per essere comunque in una fascia di accompagnamento serale, in prima serata, no? Abbiamo due domande Primissima serata. interessanti, ragazzi, una sulla rotazionale e una sui frame Vai. secondo che vengono generalmente utilizzati nell'acquisizione coronarica. Io parlo di Modena, vi rispondo direttamente, lavoriamo a 7-5 nell'ospedale, nel lab di emodinamica, 7-5, 10 al massimo frame secondo in scopia. E invece noi lavoriamo a 12 col vecchio angiografo, adesso il nuovo angiografo ne ha 15. Ho provato a ridurre a 7, come dici tu, Leonardo, ma mi hanno guardato pensando che si fosse rotto l'angiografo. Sì, a Quindi 7 c'è abbiamo. un effetto evidente, infatti Eh sì. più o meno sempre a 10 ci teniamo, c'è qualcuno più virtuoso che tiene a 7,5, ma ci si accorge, ci si accorge. Sì, la differenza si vede, ma tutto questo dipende da chi guarda l'immagine. Da chi vede l'esame, e questo fa la differenza. Se io ho imparato a lavorare a 25, difficilmente mi piacerà lavorare a 7, sempre che poi io non intenda abituarmi a questa, tra virgolette, novità, ovviamente. Quello che posso aggiungere, e vedo che il collega Junk93 dice 7,5 sia sulla diagnostica che sulle angio 15-30 sulle angioplastiche, bene. Quello che posso aggiungere è che con questi nuovi angiografi, a noi hanno cambiato gli angiografi da poco,
sono molto, forse troppo, io, supportati dall'intelligenza artificiale. E quindi la riduzione della dose è molto, 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 molto elevata. Quindi a questo punto la domanda che io mi pongo è: vale la pena scendere a 7,5 quando io con l'intelligenza artificiale ho ridotto la dose anche del 60-70%? Ecco, probabilmente no, nel senso che se il mio occhio, il mio cervello, perché di quello stiamo parlando, è abituato a vedere delle immagini che si muovono fluidamente e ho un angiografo che mi ha ridotto la dose di oltre il 50%, io a questo punto continuo a lavorare a 15, a 12, a quello che è, chiaramente. C'è anche una domanda di Filippo Gianese, dice: buonasera, secondo me l'evoluzione della coronarografia è la Sì. rotazione a doppio asse, cosa ne pensate? Sì, diciamo che è un'evoluzione, innanzitutto se tu hai esperienza di coronarografia, di angioplastica, il paziente quasi mai collabora, gli dici fermo, non respiri e fai il respirone, quindi in realtà sicuramente ha un'utilità, può avere un'utilità. Il paziente deve essere molto collaborante, l'iniezione deve essere, diciamo, molto più lunga rispetto alle singole, quindi non lo so, non lo so. Diciamo che probabilmente sì, può essere un'evoluzione. Noi in neuroradiologia, non so tu Leonardo, in neuroradiologia si usa ovviamente, Più però in neuro. come? Sì, molto più in neuroradiologia. Io l'anno scorso ho fatto una tesi di laurea con un mio studente proprio sulla rotazionale, una revisione sistematica. Molti studi giapponesi ho visto che la promuovono. In Occidente, sinceramente, non c'è molto, e quel poco che c'è risente un po' dei limiti che ci hai appena raccontato. Insomma, e poi c'è questa iniezione sulla coronaria destra che sembra essere aritmogena in qualche maniera, a volte porta delle FV abbastanza improvvise, imprevedibili, non si capisce neanche il perché iniettando contrasto sulla destra a volte ci sia più, cioè un po' si sa perché dal punto di vista Sì. fisiologico è lì che passa il tessuto di conduzione, però non si consiglia un'iniezione prolungata sulla coronaria destra, quindi è suscettibile anche a fenomeni E d'evoluzione. poi ecco, insomma, anche spesso la corona destra ha un'escursione di 3-4 centimetri nel suo movimento, quindi io non so quanti frames poi la devo acquisire, no? Lui, il collega Filippo, dice che 2,5 millimetri al secondo per 15 millilitri si studia tutta la corona sinistra, mentre per la destra è meno utile. Quindi ci confermi, Filippo, quello che ti sta dicendo Leonardo e quello che pensiamo un po' tutti. Poi, ripeto, verosimilmente, se tutte le tecnologie si adegueranno e saranno in grado di fare la rotazionale, anche lo specialista e tutti quelli che ruotano intorno si abitueranno a questa metodica perché, ripeto, è un fatto di conoscenza, di abitudine. Lo specialista si deve sentire sicuro di quello che vede. Se si sente sicuro di quello che vede, allora, come dire, è tutto ottimale. È molto difficile, c'è un retaggio molto forte da questo punto di vista per quanto migliorino le tecnologie. C'è chi ha stabilito un asse di rotazione particolare che gira dalle proiezioni più utili, però c'è una resistenza veramente titanica dei cardiologi Sì, per poi tra l'altro non c'è la valutazione del flusso TIMI, certo, poi anche. tra l'altro bisogna anche dire che appunto tu con l'arco devi stare molto distante dal paziente, quindi devi essere sicuro che non lo tocchi durante la rotazione, questo non ti consente di avvicinare al massimo il detettore, quindi non lo so, verosimilmente uno specialista, quello che possiamo dire è che la curva di apprendimento degli specialisti è molto lunga. Quindi, chiaramente uno specialista con una esperienza di lunga data ha bisogno sia di poco contrasto che di poche proiezioni. Uno specialista meno formato, chiaramente, quindi non so se lo aiuterebbe una singola iniezione poi è molto, come dire, presto, verosimilmente presto. Poi se un giorno la montano, allora tutti proveranno, si abitueranno, cercheranno. Però ecco, la cardiosincronizzazione è tutto un sistema un po'.
Comunque, come dire, non siamo contro il futuro, anzi, tutt'altro. Se vengono fuori delle positività, appunto, su una singola acquisizione, allora ben bene. Infatti, probabilmente su casi, magari malattie dilatative, su casi palesemente negativi, io da lì che avevo posto la tesi di laurea, l'avevamo posta proprio da quelli. Proviamola su questi. Il Certo. comitato etico non ce l'ha fatta neanche provare. Se volete sapere l'epilogo, abbiamo fatto solo la revisione. Quindi. Eh sì. Va bene, altre domande? Qui dalla chat non mi sembra che ci siano altre domande. A Lecce anche acquisiscono a 7,5 e solo raramente vanno a 15 per ottenere un'immagine più performante. Va bene, sì. Come dicevo, è tutto molto legato agli specialisti e vi ricorderete, gli specialisti anziani ingrandivano nonostante col detettore si perdesse la qualità dell'immagine, però chi ha imparato a lavorare con vecchio amplificatore di Brillanza sapeva bene che ingrandendo l'immagine migliorava anche la risoluzione e quindi continuavano ad ingrandire anche con un detettore come questo in foto che in realtà ingrandendo perdeva di qualità, però ecco, sono retaggi, come diceva Leonardo, che piano piano possono essere cambiati in base anche al luogo, alla struttura presso cui impara lo specialista, verso cui si lavora. Quello che emerge, vi posso dire, dall'ultimo congresso nazionale GISE è che la varietà di comportamento su scala nazionale è di una eterogeneità e che fa, diciamo, quasi paura. Ogni centro utilizza i suoi sistemi. Noi l'angiografo che avevamo prima acquisiva a 12,5 e a 25 e anche a 7, anzi a 7 no. Questo che abbiamo adesso 7, 15, 30. Quindi diciamo così, beh, certo che Nicolò è corretto affermare che è altamente dipendente dall'operatore. E poi, come dicevamo, in alcuni centri c'è il tecnico che imposta le proiezioni, in altri centri c'è lo specializzando, è il tecnico, in altri centri c'è il medico e basta. È tutto, come dire, la dipendenza è difficilmente standardizzabile, perché dipende dall'operatore, dall'angiografo che si ha a disposizione, dalla tipologia di dose che eroga, è tutto un po' veramente a macchia di leopardo, oserei dire. Non so, Leonardo, se sei d'accordo. Ma purtroppo sì, dico purtroppo perché sul territorio nazionale abbiamo, non so, 700 modalità di lavoro diverse e sarebbe utile avere un po' delle linee un po' più definite, anche che non dico ripristino un po' il ruolo di tutti i professionisti dentro la sala, però insomma una certa direzione ci vorrebbe sicuramente. Sì, le linee guida dal GISE sono state emanate, ma insomma anche lì le linee guida Contano. non sono diventate legge come avrebbero dovuto, diciamo. Diciamo che la 101 un po' un aiuto cioè adesso ce lo sta dando perché anche nella radiologia complementare è il tecnico di radiologia che deve erogare raggi e solo lui e solo lui, quindi su questo almeno abbiamo definito un punto. Però la realtà poi, come In dire, realtà, chi controlla chi? appunto. Lorenzo, perché non farle diventare legge? Lo sai che tu sai quante società scientifiche esistono? Più di 130. Queste società scientifiche avrebbero dovuto esprimere il loro parere su vari argomenti e lo stiamo facendo perché facciamo parte anche noi di qualche società scientifica, lo stiamo facendo. Diciamo così, promuovendo dei documenti di posizionamento. Quindi noi non possiamo fare, diciamo, delle linee guida vere e proprie, perché l'ente deputato a farle è il Ministero della Salute. Quindi da questi documenti di posizionamento dovrebbe venire fuori delle linee guida. E se però il Ministero non le prende, non le raccoglie, non ci mette davanti a un tavolo, e poi da tutti questi pensieri vengono fuori delle linee guida, finché il Ministero non lo fa. Oronzo, tu volevi dire chi è che se ne occupa? Chi è che deve fare? Che tu lo so che ti occupi di linee guida?
Beh, sì, qua diventa, entriamo in un ginepraio, perché sostanzialmente oggi come oggi, con la legge Gelli, ogni società scientifica può portare avanti un progetto di redazione di linee guida a sé stante, che può presentare in seno all'Istituto Superiore di Sanità. Quindi, ahimè, il problema è uno, ed è una cosa che si riscontra molto facilmente nelle società scientifiche, che è molto meno oneroso scrivere un position paper che ha validità in termini di, come posso dire, di obbligatorietà per il professionista molto discutibile, piuttosto che attivare un percorso di redazione di linee guida che poi vincola tutti. Perché? Perché per redigere linee guida ci sono dei vincoli particolari. Questo porta a diverse implicazioni, perché se io scrivo un position paper per ogni società scientifica, o una pubblicazione per ogni società scientifica ad un costo praticamente irrisorio. Certo. Mentre mettersi lì e redigere con tutti i crismi, una linea guida significa una pubblicazione che mi porta via 6 mesi, un anno a sprombattuto, e devo anche sottostare al parere degli altri, perché quando redigo una linea guida poi devo coinvolgerle tutte, le Certo. società scientifiche, tutti gli stakeholder. Quindi capisci benissimo che l'idea di dirla, dire, far diventare legge, più che legge, farla diventare una linea guida che abbia un effetto dirimente sui professionisti, significa un costo enorme, e talvolta è un costo che le società scientifiche, per affrontarlo, insomma, non è semplice, E poi non è il una problema, cosa. come hai detto tu, e io vorrei sottolineare, è che le società scientifiche, per esempio, che si occupano di cuore, sono un numero infinito. E E addirittura, ognuna tira. quindi ovviamente la cardiologia ospedaliera, cardiologia universitaria, così come l'ortopedia, ortopedia privata, ortopedia pubblica, quindi diciamo che ecco, c'è probabilmente, a mio modestissimo parere, ovviamente una mia idea personale, forse un po' troppe società scientifiche che vogliono esprimere il loro parere, ma una volta fatte, visto che ci sono, perché non le fanno sedere davanti ad un tavolo per addivenire ad una linea guida vera e reale? Non lo so. Non è facile. In alcuni percorsi l'Istituto Superiore di Sanità si è fatto promotore, ma lo stesso istituto non può essere promotore di tutte le linee guida di cui abbisogniamo, soprattutto in un paese che di linee guida non ne ha tantissime, ahimè, non ne ha tantissime. Spesso e volentieri, però, i percorsi per le linee guida sono molto più semplici. A volte basta anche affacciarsi, vedere delle linee guida ben fatte a livello internazionale e contestualizzarle al contesto nazionale. Fai un quarto della fatica, sostanzialmente. Però ovviamente bisogna convincere Intervengo i solo per decisori. dire a questo proposito che in realtà delude il fatto che il documento della qualificazione europea, che è stato redatto qualche anno fa, è uscito dall'FRS, cioè dall'Associazione dei Tecnici della Radiologia, diciamo, europea, in realtà, adesso al di là del fatto infermieristico, però pensate solo che un'istituzione come questa federazione a livello europeo non contemplava assolutamente le sale d'angiografia, cioè hanno parlato di tutte le aree della radiologia escludendo totalmente l'interventistica. Quindi qui dobbiamo partire ancora proprio da uno stato Certo, larvale prima di ritrovarci. sì, volevo rispondere a Niccolò che dice dovrebbero esistere degli standard minimi di accreditamento e qualità. Diciamo che esistono, Niccolò, ovviamente questi sono dei documenti redatti appunto dalla società GISE, Gruppo Italiano Studi Emodinamici, e che hanno scritto, diciamo, hanno messo nero su bianco i criteri minimi, però ripeto, non è una linea guida che ha stilato l'Istituto Superiore di Sanità, è un accordo che gli esperti, i massimi esperti della materia hanno raggiunto e hanno definito questi criteri minimi di qualità, che vengono rispettati da qualcuno sì, da qualcuno no, dipende dalle risorse economiche a disposizione delle aziende, perché a volte si apre una emodinamica senza personale, senza qualche
quasi nulla, diciamo, di quello che potrebbe essere utile, però apre lo stesso. Chiaramente di fronte a qualche problema, poi se la vedono, magari se la possono vedere brutta, però sta di fatto che, ecco, esistono i criteri minimi, ma sono definiti da società scientifiche. Figurati, Nicolò. Altre domande? Mi sembra che ci siano altri interventi al momento. Sembra di no. Boh. Vabbè, abbiamo sempre fatto Io... quell'oretta. È uscita comunque, vedi? Eh sì, è uscita Sì, comunque. assolutamente. No, è stata molto, molto interessante. È stato molto interessante anche il confronto, perché insomma abbiamo avuto anche dei feedback da parte dei colleghi che insomma, operativamente o per, come posso dire, per multidisciplinarietà o proprio per coinvolgimento professionale, insomma, sono intervenuti dandoci il loro feedback. Leonardo, tu che dici? No, Possiamo molto, molto, ritenerci. molto carino e sono contento che abbiano assistito molti dei miei studenti perché insomma sono cose su cui io insisto molto, anzi alcuni dovevano approcciarsi proprio ora a questo, quindi hanno avuto un ottimo antipasto, quindi sono molto contento e vi ringrazio ancora, anzi. Grazie a te. E noi ringraziamo Stefano con insomma, la sua professionalità, la sua saggezza professionale, diciamo così, che ogni volta ci accompagna in questi viaggi così interessanti all'interno del mondo delle tecniche di radiologia. E insomma, noi vi proponiamo anche il prossimo evento. Stiamo, insomma, arriverà a breve la locandina con il link per l'iscrizione per il 21 di novembre, stessa ora, 20, 20 e 40, e dove parleremo dei principi di radioprotezione, la cardiologia interventistica. Quindi è un appuntamento che ormai portiamo avanti, credo che siamo al terzo anno di sicuro, mi sembra, Stefano, e Sì, lo assolutamente. porteremo con grande piacere anche al congresso nazionale. Insomma, stiamo puntando a coinvolgere anche quelle professioni sanitarie che vanno oltre la triennale, insomma, perché dobbiamo andare, insomma, un po', dobbiamo cercare di coinvolgere un po' tutti quanti e diciamo così, rinnoviamo anche l'invito per il congresso nazionale, per chi ha il piacere e la possibilità di essere a Roma il 17 di dicembre dalle 8:39 la mattina iniziamo fino al pomeriggio verso le 5:30 circa, con la nostra giornata dedicata agli infermieri e ai tecnici, sia di radiologia sia della perfusione cardiovascolare, dove Hotel avremo modo Hilton. di confrontarci. Come? Hotel Hilton, questo va Sì, a specificato. Roma Hotel Cavalieri, sì, assolutamente, una bella Bene, giornata. sì. Sì. Sarà una bella giornata. Ok, vi aspettiamo. Bene, grazie a Un tutti. saluto a tutti allora. Saluto, grazie. Grazie a te, ciao Leonardo, a presto. Ciao Ronzo, grazie, come Ciao sempre. Stefano, ciao Leonardo. Un Grazie saluto a a tutti. tutti quanti. Ciao, ciao. Ciao Ronzo, ci sentiamo presto, eh? Ciao Stefano, guarda, tra un quarto d'ora ci risentiamo. Esatto. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.